Eccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Oh, eccoci tornati. Oggi finalmente siamo con l'ospite tanto aspettato. L'abbiamo annunciato. Avevamo promesso una bomba. Esatto, è già da diversi giorni. Cosa? E invece non è. No, oggi siamo con Herbert Ballerina. E lo conoscerete, l'avrete già visto in televisione. È uno tra i più importanti giocatori di pallanuoto della storia italiana. E è cresciuto nelle giovanili del Termoli Pallanuoto, visto che è originario di Campobasso. Vanta nel suo palmarès una medaglia d'argento vinta nel 2003 a Barcellona, giocando il mondiale da protagonista. Per cui diamo il benvenuto al nostro caro Herbert. Ciao, ciao a Grazie, tutti, ciao. Devo mettere la cuffietta? Vale. No, non serve, non serve. No, allora, per il Comunque nostro possiamo dire pubblico. uno dei più grandi talenti del Molise. Sì, sì, sì. Sì, assieme a Biscardi, non so se lo Sì, a voglia, voglia, conosciate, voglia. voi siete giovani. No, no, però il processo di Biscardi era un must. Lui era di Larino, che era un altro Ok. limitrofo. Non Sì, so se sempre in lo provincia di Campobasso. sì. Poi quella c'è comunque. Sì, quello è. Campobasso di Isernia, però insomma. giusto, giusto, c'è chi serdia. Stai sminuendo qua, però, Zenna, anche te. No, no, no. No, perché già mi dicono, sai, che il Molise non esiste. Però. Esatto. Comunque tu sei la conferma. Cioè, Mattia, allora. alla fine è il primo ospite al Molise che È abbiamo. vero? Quindi Ma quindi questa. puoi confermare che esiste? Strano che sia il primo ospite del Molise. C'è tutta questa schiera di personaggi famosi. Sì. Comunque noi abbiamo trovato dei video storici, insomma, di te che giocavi, insomma, avevi portato anche la nazionale italiana in finale nel Sì, 2003 a Barcellona. Ho sì, sì, sì. recuperato un video storico anche di dove tu fai un grande gol. Sai che te lo condivido. Vai, 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 metti, metti. Allora, eccolo qua. Vabbè, come potete vedere, vabbè, io ho già messo il minuto in cui parte, però Herbert Ballerina, Barcellona 2003, Crazy Goal and Skill. Vabbè, ve lo faccio un attimo vedere, aspetta che metto lo schermo intero. Ecco, ditemi se l'audio va bene. Non si sente proprio l'audio. Non si sente, ok. Lo sento altissimo io. Noi non sentiamo niente. Vabbè, non c'è niente da sentire in realtà. Ecco, vabbè. Eccolo, eccolo, mi sa che è questo. Sì. Eccolo qua. Sì. Un gran gol, un gran gol. Un Davvero, davvero, gran gol. complimenti. Eccolo qua, infatti, numero Beh, 8. numero 8, sì. Sì, Numero sì, 8, sì. sì. Come Ibrahimovic. Esatto, come i grandi campioni. Comunque, scusa. Mi emoziona sempre riguardare questo video. Eh sì, beh, immagino, immagino. Sì. Bei ricordi. Bei ricordi. La finale di Barcellona, tanta roba. Eh sì, poi pure quello che abbiamo fatto dopo, insomma, dopo la finale a Barcellona, però Vuoi dirci di più? non sto qui a dire cosa abbiamo fatto, però insomma non sono proprio cose pulite. Quello che si fa a Barcellona rimane a Barcellona. Esatto. Poi Barcellona, insomma, non è proprio, non lo so, Grosseto. Mo, no. Esatto. Con tutto il rispetto per Per così. Grosseto, salutiamo i nostri amici di Grosseto. Ce ne sono tanti? Diciamo che è una buona nicchia di persone che ci segue Una da bella Grosseto. nicchia. Vogliamo dire un altro paese, non è proprio Larino, dai. Ok, non penso che sia nessuno di Che Larino. io poi da piccolo avevo paura dell'acqua, quella è stata la cosa incredibile. E dopo come ti è scattata la scintilla? Sono caduto in una pozzanghera e da lì ho capito che comunque non era pericolosa l'acqua. Ok, vabbè, Basta. ognuno ha le proprie esperienze, no? Sì. Va bene, dai. Adesso comunque tornando un attimo sul serio, volevamo parlare insomma della tua carriera dopo che hai mollato la pallanuoto, no? Dopo che hai preso la cuffietta al chiodo, tu Esatto, sei perché passato da una vita da attore o attorone. sì, ma guarda, è stato un caso come la pallavolo. A pallavolo proprio mi ci hanno buttato in acqua. Quindi è Pallanuoto si chiama. stato un caso. Sì, pallanuoto, scusa. Tranquillo. No, perché capito, purtroppo, siccome l'ho tolta dalla mia testa, quindi per non soffrire, adesso allora la chiamo pallavolo. Ok. Però sì, l'attore sì, è capitato abbastanza per caso perché io non lo volevo fare, io volevo fare no, l'usciere. Quello no, io in realtà volevo fare lo scienziato.
Però poi invece sono... Questo è vero oppure no? Non credo. No, non è vero. Ok. Però Mattia, c'è anche tu. Ma lo stavo raccontando troppo seriamente. Cioè, in matematica, cioè, veramente, io a scuola andavo malissimo. Grazie, no, è successo che mi sono conosciuto con Maccio a Milano. E praticamente a Maccio io avevo fatto il Dams Bologna, il Dams Cinema Bologna. Sì, sì, sì. E quindi a Maccio serviva, a un certo punto salgo qui, io conoscevo un amico di Maccio che era Ivo Avido, okay. E quindi figurati, e lui mi fa: ma guarda, ma tu che fai? Io ho fatto: guarda, io ho fatto il Dams Cinema, sto qua a Milano, non so che fa, sono disoccupato. Ah, ma tu sai usare la telecamera? Io ho detto, sì? No. E invece non era vero. Invece non era vero. Allora mi fa: guarda, siccome il nostro operatore non ecologico, l'operatore quello di macchina, di macchina sta male, vuoi venire tu domani che facciamo un video? Ho detto: ah, sì, dai. E come no? E come no? E poi la sera, tipo su internet, come si accende una telecamera? Sì, però no, Google. Sì, però fortunatamente tipo 12-13 anni fa, adesso non mi ricordo neanche, c'erano ancora quelle telecamere tipo che usavano i padri per fare il video delle vacanze. O della comunione. Sì, sì, mettevano queste mini DV, c'era sì, l'autofocus, sì, sì. Quindi non è che chissà che dovevi fare. E quindi sono andato il giorno dopo da questi qua, è uscito Maccio vestito da Mariottide. Ok. Ho fatto: ma niente, dove sono capitato? Chi è questo qua? Non potevo dire di no. Non potevo più dire di no, e a un certo punto ho iniziato a fare tutte le prime volte schiacciavo on due volte per essere sicuro, prima okay. Schiacciavo e poi non registro, e quindi poi stoppavo, però ho fatto, vabbè, poi ho capito che invece dovevi schiacciarla una volta sola. E il giorno dopo mi ha chiamato Ivo Avido e mi ha detto: guarda che Marcello Maccio è incazzatissimo, sono le inquadrature sono tutte storte, ma è vero? Ho fatto: guarda, dico la verità, io non l'ho mai usata la telecamera, ma insomma così così. Poi è venuto fuori che siccome Mariottide era il cantante più sfigato del mondo, allora magari anche l'operatore poteva essere sfigato. Vabbè, si è capitato giusto. Questa roba. E quindi poi mi hanno declassato a portatore di borse e borsoni, e quindi da lì ho iniziato a lavorare in produzione, poi abbiamo iniziato a scrivere insieme, e poi da lì tutta una serie di... Ma di... tu lo conoscevi già comunque Maccio prima di andare... Ma no, non lo conoscevo, me ne guarderei bene, uno così... Solo che il problema è che poi ho iniziato a lavorare per loro, abbiamo iniziato a fare questi trailer per la Jalappas. Tra l'altro io sono andato a fare la prima volta una conferenza stampa alla Jalappas dove c'era Maccio, a un certo punto stavo pure io e c'erano giornalisti. E allora un giornalista mi fa: lei è un, non lo so, un collega? Io ho risposto: ma veramente eravamo rimasti che io non dovevo parlare. La mia risposta alla mia prima conferenza stampa, tra l'altro, di Italia 1. E poi da lì è successo che facendo questi video, un giorno mi ritrovo sulla pagina Facebook, perché a quel tempo c'era solo tipo Facebook. Sì, 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 sì. La Facebook, YouTube, c'era quell'altro, come si chiamava, quello... tipo dove la gente ci caricava le canzoni, era più una cosa MySpace. Tipo... bravo MySpace, WeSpace. Okay. Quindi c'erano solo ste robe. E allora su una sera torno a casa, leggo: ah, ciao, sono Luca Medici. Ho fatto: Luca Medici, sì, che cozzalone. C'era scritto questo messaggio: guarda, ti ho visto nei video, ti devo parlare. Ho fatto: ma vabbè, saranno scherzo. Perché io poi alla fine non avevo neanche la gente in quel periodo, quindi certo. Questi neanche sapevano dove trovarmi. Quindi mi ha scritto su Facebook, mi fa: guarda, poi il giorno dopo ci parlo, vuoi fare un film? Ho detto: ma non lo so, vediamo. E ho fatto sto film, Che bella giornata, di Checco Zalone, che tipo ha messo il record di tutti i tempi della storia del cinema italiano, e quindi poi da lì... Quindi, hanno detto: magari questo porta fortuna. Che... sì, non è bravo, è un po' l'amuleto. Mettiamolo anche in altri film. Perché poi
quello è stato proprio il tuo vero e proprio esordio nel cinema? Sì, io mi sono ritrovato così sul set di questi qua che dicevano motore, cioè tra l'altro... Ma siete sicuri? Altro, io ho fatto la prima scena che era quella dove esplodeva il trullo, sì. Quindi la prima mia scena è, mi hanno detto guarda che comunque sei in piano sequenza, cioè nel senso noi inquadriamo sia te che il trullo, quindi dopo l'esplosione del trullo tu devi parlare, devi dire la battuta, quindi se la sbagli roviniamo questa inquadratura e non si può fare più. Ho fatto, ma minchia, ma fatemi partire da una cosa un po' più semplice. Una cosa un po' più semplice. Tra l'altro, dopo che esplode il trullo, cioè che ha fatto una botta incredibile, una botta micidiale, come diceva Pino Cammino. Ok. Io mi sono anche cacato sotto perché era fortissima la botta, quindi praticamente mi sei anche un po' bloccato qui. Poi ho detto la battuta, l'ho detta, ho fatto, ah vabbè, è andata bene, però a culo. Quindi, e insomma, questo è stato insomma un po' il mio esordio cinematografico. Cinematografico, sì, sì. Quindi sì, ti avevano chiamato come attore, non come operatore di camera. No, l'ho chiamato come attore, quella l'ho abbandonata subito, cioè okay. L'ho abbandonata la prima e l'ultima volta è stata quella lì. Esatto. Ma meglio, perché poi a me i lavori manuali non mi chiamano, cioè, non sono per me. Sì, sono sì, più sì. Da lavoratore così. Che alla fine declassato a porta borse, che di fatto è stata anche una promozione. Eh sì, perché ho fatto... Sì, che poi alla fine lì quando facevamo i video eravamo tipo 3-4 persone, quindi io che facevo? Il giorno prima andavo a prendere i vestiti per lo shooting, poi andavo a prendere tutti i props che servivano per girare il video, poi il giorno dopo andavo a prendere, che ne so, qualche attore... Poi prendevo le borse, andavo lì, montavamo le luci e poi magari facevo anche l'attore, capito? Quindi sì. È tutto fare. Una bella gavetta. Beh, dicono dalla chat che sei lo Steven Bradbury del cinema. Non lo conosco Steven Bradbury, sarà sicuramente uno messo male, no? No, diciamo che è uno che stava, mi sembra, adesso correggetemi se sbaglio, stava facendo pattinaggio. Ovviamente quello sì, dove fanno le corse in sulle gare, le Olimpiadi, sì. E in pratica c'erano quelli davanti a lui che sono scivolati, sono andati tutti addotti e lui è passato e ha vinto. Sì, quel video bellissimo che mandava anche mai dire. Sì, è diventato iconico appunto per quello, sì. È stato così, praticamente, visto che praticamente noi non avevamo nessuno per fare i video, cioè non avevamo attori, e quindi ovviamente ci mettevamo noi in mezzo, come c'era Rupert Sciamenna, sì. Catherine J. Junior, che erano tutte persone che stavano, cioè si vede ovviamente, che erano presi dalla strada. Mario Maria, tutta gente, capito, alla deriva della società, capito? Sì, sì. Anche perché magari il budget era limitato. No, il budget non c'era. Cioè, il budget non c'era. Noi una volta abbiamo tipo attaccato, io dovevo fare il poliziotto, abbiamo attaccato una sirena finta su una macchina, così ci hanno chiamato la polizia, cioè facciamo dei disastri incredibili, senza permessi, tutto così. Però alla fine per i video su YouTube penso che per iniziare è giusto anche così, insomma. Sì, funzionavano così perché la gente vedeva che comunque i mezzi erano quelli, quindi cioè non è chissà che potevi fare. No, certo. A parte che anche all'epoca, i tempi di YouTube, cioè, era molto amatoriale. Sì, ma poi alla fine noi non siamo mai stati tipo di YouTube, cioè esatto. Noi praticamente noi facevamo questi video, li mandavamo alla Jalapa, e poi il giorno dopo qualcuno li caricava. Cioè noi non sapevamo anche che cazzo fosse YouTube. Sì. Okay. E poi da lì la gente iniziava a mandarsi video e a me mi sono venute delle crisi di panico all'inizio, perché io ho pensato, vabbè, tipo quando ho fatto l'usciere, cioè io ho detto, vabbè, dai, a parte che non lo volevo fare perché non mi volevo mettere in calzamaglia, cioè dicevo, in televisione con la calzamaglia, io che faccio l'asino, così. Però poi mi sono detto, vabbè, ma dai, ma adesso 2 minuti in televisione alle 11 di sera, cosa vorrà succedere? Siccome invece i ragazzi si iniziavano a passare questi video, io una volta stavo in metropolitana così e vedo che due iniziano a guardarmi. Ok. Cazzo, sicuro mi vorranno rapinare, sicuro, oppure c'è una caccola attaccata sulla... No. Sì, sì. A questo punto si alzano e mi fanno, ma tu sei l'usciere? A me mi attacca una crisi di panico, dico, sì,
ah, ci fai un autografo? Ma come un autografo? E quindi poi da lì è successo, cioè da un giorno all'altro poi siamo diventati famosi, perché comunque quei video poi hanno fatto il botto. E quindi così, è una cosa strana, lo so. Quindi alla fine voi, cioè, non siete stati dei veri e propri youtuber, però cioè, avete fate parte comunque di quella sfera di YouTube... Cioè, proprio la prima epoca, no? Tipo Frank Matano, no? Sì, quel, perché erano i primi video che la gente si mandava, condivideva. Infatti noi non ci abbiamo mai fatto una lira con niente, non abbiamo mai guadagnato niente. Ok. Niente. Mai monetizzato un cazzo. Sì, noi mandavamo sto video a Mai Dire e punto, finiva lì. Poi invece per il web abbiamo fatto delle serie, tipo abbiamo fatto Drammi Medicali. Sì. La Villa di Lato, che erano comunque flop, che era di Flop TV, che quindi era una cosa che comunque partiva già dalla rete, per la rete, per però la rete. Per il resto zero, mai monetizzato nulla, mai niente. Vabbè, ma magari non sapevate neanche bene come funzionava la tecnologia. Ma non sapevamo nulla, cioè proprio eravamo totalmente all'oscuro di tutto, non come adesso che... Sì, no, è vero, è vero. No, comunque adesso ormai chiunque apre il proprio canale, cioè se ci pensi siamo arrivati anche ai canali ufficiali, per esempio di Mediaset, di Rai, qualsiasi comunque azienda ha il proprio canale YouTube e si prende subito i diritti dei propri contenuti. Noi no. infatti guarda, ho ancora il pigiama io, cioè giro in pigiama. Beh, comunque avete fatto beneficenza, perché insomma quelli che li hanno ricaricati probabilmente li hanno anche monetizzati, per cui insomma. Ah, sì, ma quello sì. Ma poi abbiamo anche creato una schiera di persone, proprio di fan clamorose, che parlavano comunque come nei nostri video. Eh sì, è vero, è vero, è vero. Qualsiasi persona diceva la febbra, voglio fare l'uscire come una catapulta. A me c'è la gente che ancora mi ferma e mi dice: mi dici come una catapulta? Ma io dico: ma non è che è difficile dire come una catapulta, lo puoi dire tu come una catapulta, non è un monologo. Però effettivamente, capito, non è una cosa che ti dico tipo ho visto cose che voi, cioè no, è una catapulta, cioè lo vuol dire. Sì, beh, però comunque è la frase storica, cioè, ho guardato la compilation di tipo 3 minuti di solo tu che dici come una catapulta. No, mi ha rovinato sta catapulta, mi ha rovinato. Mi immagino, non ti chiedo neanche ciao come stai, ma ti chiedo dirmi ciao come una catapulta. No, una volta stavo a un semaforo, arriva uno col telefono in mano, senza che mi dici niente, me lo mette all'orecchio e mi fa, mio fratello. E che ci devo dire? Quindi, cioè, mio fratello. Generico. Grande, tuo fratello. Pazzesco. Pazzesco, pazzesco. Quindi alla fine il tuo percorso è stato un po', diciamo, video amatoriali. Sì, video amatoriali, poi radio. Poi che con Zallone, e poi alla fine ci arriva sta chiamata da Marco Mazzoli che ci dice: ragazzi, volete fare radio? Ho fatto, ma Marco, ma che radio? Ma ci senti come parliamo? No, secondo me voi funzionate, noi poi non ce ne... Proprio eravamo totalmente all'oscuro e non sapevamo neanche che tipo lo zoo avesse un seguito così vasto, quindi abbiamo detto sì. Poi dopo un po' ci siamo resi conto che era una cosa incredibile, che era seguita tipo da 1,5 milioni di persone, che tu in quel microfono, cioè, se dicevi una cosa comunque ti ascoltava 1,5 milioni di persone, quindi abbiamo capito dopo, pure lì. Troppo tardi. Attacchi di panico. Però quella è stata una bella palestra, anche perché comunque noi non sapevamo come farla, quindi è proprio stato imparare un mestiere, però comunque è stato figo pure là. Quindi sì, poi comunque, scusa. Sì, dimmi. No, io avevo sentito che avevi dichiarato che insomma andare in live, come stiamo facendo un po' noi adesso, però alla radio con 1,5 milioni di persone che ascoltano è molto impegnativo, cioè ogni giorno... sei in live, cioè è difficile. Ma sì, perché poi lo zoo, a parte che è velocissimo, cioè è un programma velocissimo dove comunque devi avere sempre la battuta pronta ogni secondo, perché cioè, se tipo fai un secondo di silenzio nello zoo sembra tipo che c'è, non lo so, un tornado, sembra tipo che si sposta l'asse del pianeta, capito? Se fai un secondo di silenzio. E poi comunque tutti i giorni è una diretta comunque, ed è comunque totalmente improvvisata.
e quindi non è che tu, quindi ogni giorno alle 2 è come se prendi, cioè, un pupazzetto, lo metti là e questo si deve... Però alla fine cioè, te l'improvvisazione non ti manca sicuramente. Ma non lo so, boh, sì. Ma tu ti sentivi adatto per quanto riguarda la radio o zero proprio? Fa il modesto adesso comunque. Beh, non lo so se mi sentivo adatto, cioè sì, magari mi... per dire le cazzate sì, cioè non per fare la radio proprio in generale. Però lo Zoo comunque è un programma molto 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 veloce, cioè quello è la... Cioè, esatto. Il problema è quello, non è... le altre trasmissioni comunque sono molto più lente, sono molto più soft, invece lì è proprio un treno che va così, la battuta o ce l'hai o no, sennò se perdi quel secondo è passato. Sì. Quindi cioè, io dopo lo Zoo, tipo dopo 2 ore sto così, tipo non mi ricordo come mi chiamo, vado camminando con la radio. Tutto poi stordito. Cioè 2 ore sono tante. Sì, 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 sì. Cioè 2 ore così sono tante. Poi però ovviamente in diretta poi ci sono le scenette che comunque scriviamo, montiamo, registriamo e quindi quelle ti danno insomma quel respiro un attimo, sì, di 3-4 minuti perché sennò veramente ti spari. Sì. No, infatti era qua che volevo arrivare perché avevo visto il video della guerra tra te contro Mazzoli in cui ti diceva: no, sei troppo lento, non hai tempi radiofonici, sei sempre in silenzio. Cosa vuoi, reinventare un nuovo modo di fare radio stando zitto? Perché alla fine, cioè, i primi due mesi sono stati proprio tragici. Perché comunque è una cosa totalmente nuova. Poi non è un video che comunque tu... Ok, sei una cosa, se la sbagli la rifai. Oppure comunque sai già cosa devi dire, quindi... Invece la radio è così. O ce l'hai o non ce l'hai. Devi parlare, quindi non è semplice. Però poi, cioè, ne ho fatto una forza, perché comunque poi quando arrivo io che smonto un po' tutto quella velocità lì, capito? Comunque è diventata una cosa... Anche se c'è il tuo personaggio, dai, il tuo personaggio. Sì, c'è il mio personaggio adesso. Ma la gente mi chiama maestro dappertutto. Sì, sì, ma anche noi. Sembra anche noi, tipo, infatti. Ma no, ma sembra tipo Fight Club quando entra nel ristorante. Io quando nel ristorante vedo il cameriere, capito, che da lontano mi fa così, no, maestro. Reverenza. Che poi la gente che non lo sa, che sente maestro... Pensano, questo maestro di cosa deve essere? Esatto, questa è una persona importante. Sì, ma vabbè, comunque. Però la figata è questa, come c'ho questa schiera di fan attaccatissimi che mi chiama maestro. Tipo una volta una macchina, avevo parcheggiato un attimo, non so se la posso dire sta cosa, ben se ne frega. Avevo parcheggiato un po' male, allora arriva, mi si affianca una volante della finanza e abbassa il finestrino, faccio io aia. Mi fa guardi, fa il tipo, guardi maestro, io gliela lascerei anche qui la macchina, però magari se passa qualche volante dei vigili che non la conosce, lei fa la multa, io la sposterei, io grazie. No, anche perché io nelle forze dell'ordine vado fortissimo, perché specialmente in quelli che fanno, che tipo lavorano nelle volanti, che comunque ogni tanto ascoltano lo Zoo, quindi cioè vado fortissimo. Sì, sì. Il più conosciuto dalla finanza. Dalle forze dell'ordine, sì, che saluto. Salutiamo. Saluto alle forze dell'ordine. Sempre meglio salutare. Sì, 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 magari ci stanno tracciando adesso. Comunque arriva una domanda dalla chat, lo pseudonimo di Herbert Ballerina. Allora, questa è una nota dolente, un tasto dolente. Allora, perché praticamente all'inizio Maccio diceva che io ero tipo un pupazzo, che stavo fermo, poi a un certo punto mi accendevo e facevo delle cose, okay. E quindi mi aveva chiamato Bip Bip Ballerina, cioè Bip Bip, che tipo era... Io ho fatto, però, scusate, voi vi chiamate Maccio Capatonda, Rupert Sciamenna, Ivo Avito, io perché Bip Bip Ballerina? Anna Pannocchia, Mario Maria Mario, tanti... chi c'era pure Ennio Agno e io dico, il nome lo voglio pure io, allora, e poi io mi sono trovato Herbert perché boh, mi sembrava che ci stesse bene tra Herbert Ballerina. Il problema è che questo cazzo di nome adesso mi è rimasto appioppato, sì, sì. Cioè io
cioè, se devo fare un film serio, mi chiama Herbert Ballerina. Cioè, ho visto delle locandine dei film. Cioè, capito? Oppure magari se mi chiama Maurizio Costanzo, che mi chiede tutta la mia... Oppure no, magari a 60 anni, quando dovrò parlare della mia carriera, cioè, ecco Herbert Ballerina. Cioè, cioè, non sarà una cosa bella, secondo me. Però non lo riesco a cambiare, capito? Oramai è come Jovanotti. Eh sì. Cioè, lui ha cercato di mettere Lorenzo... gli album Lorenzo, ma è Jovanotti, cioè, sì. Chi è Lorenzo qua? Appunto, capito? Sì, sì, sì. E quindi boh, forse me lo porterò forse anche sulla tomba. Sulla tomba. Probabilmente si andrà già, c'è Herbert Ballerina. O Luigi Luciano o Herbert Ballerina o Fernandello. Fernandello anche. Fernandello. A proposito di Fernandello, comunque, a me questo personaggio mi fa morire ogni volta. Però tu hai interpretato molti altri personaggi nelle miniserie o anche nei film. Qual è il tuo personaggio preferito? Ma allora, a Fernandello anch'io ci sono affezionato, perché io poi sono partito con Fernandello, perché io la prima cosa che ho fatto in video era il video di Mariottide "È meglio male", quindi figurati, dove io facevo Fernandello che cadeva dalla bicicletta, quindi sono un po' appassionato a quello, ma sono appassionato, ma no, ma un po' tutti i tre, anche Pino Cammino, dai, anche Pino Cammino è stato un bel personaggio. Bello Pino Cammino. Bello. Sì, sì, poi ho fatto un altro bel personaggio, non so se... questa non l'ha vista tante persone, è una serie che sta su Sky che si chiama Degeneri. No, io che, no. Che se avete Sky On Demand vi consiglio di andarvi a vedere, dove faccio tipo un gobbo in un episodio fantasy che parla di... Geromalo. Ed anche quello è figo. Okay. Ma i nomi li pensa tutti Maccio, oppure anche tu ogni tanto? No, io i nomi gli vengono quasi sempre in mente a lui, però diciamo che dai trailer, dalla prima tranche di trailer abbiamo sempre scritto insieme, quindi dall'uomo che usciva la gente, già mangiato, tutti questi qua. Di questi capolavori. Sì. Poi abbiamo iniziato a fare anche film, e là anche ci siamo divertiti, insomma, devo dire la verità. Sì, 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 sì. Nostri. Allora, e comunque con lo Zodi 105, una cosa su cui tu hai spinto molto è la gheggheria. Sì, è venuta fuori questa gheggheria che io dicevo queste battute... Bruciapelo. Sì, ma brucia, tutto, brucia cervello, e però adesso è diventato proprio un appuntamento fisso, cioè non vi dico le persone che mi chiamano, Herbert c'è una barzelletta, se vuoi dilla, però poi fai il mio nome, io dico sempre no, allora se la barzelletta fa ridere non lo dico, se ti prendi i meriti, me l'ha detta quest'altro. Vabbè, giustamente, dai, ti scarichi le colpe in casa. Scusa. Però anche perché poi sono finite ste barzellette, io non so più che fare, ne avrò dette penso 5.000, cioè non so più che fare. Allora, a questo proposito, io che gestisco Legolize, sto ogni tanto vado pregando anche da voi, cioè... senza darci meriti, immagino. No, non posso, capito, perché se no mi dicono ma cazzo, tu qua vieni a fare una battuta, non è manco la tua. Ma sì. Cioè, prima le ho inventate anch'io, però oramai sono finite, cioè... Sì, è vero. A un certo punto quelle sono. A un certo punto quelle sono. Cioè... No. E poi non si inventa le barzellette, cioè, nel senso, ci sarà uno, forse, Mario sì. Barzelletta, che le inventa. Però alla fine c'è la tua forza, è come le dici. Sì. Cioè, posso dirti, basta che apri bocca, cioè, in senso davvero... Sì, sì, è vero. Il tuo modo di parlare. Secondo me l'accento campobassano, un po' di, cioè un po' lento così. Che... No, a questo proposito comunque, io sto intraprendendo una carriera per diventare un gaggo. Sì. Allora mi sono preparato un paio di gag. Vai. Allora, te le dico, non umiliarmi troppo, perché ho visto i provini e alcuni poveretti ci sono rimasti male. Sì, che prima facevamo i provini. Sì, ho visto. Le robe imbarazzate.
Ma queste persone arrivavano pure da lontano a venire a dire un battucevolo. E ci credevano pure. Sì. Ma ti hanno portato la ruota di parmigiano? Tutto mi portavano, parmigiano, formaggi, VHS. Uno una volta mi ha regalato un VHS di un documentario su una mucca, sulle mucche. Le robe imbarazzanti. Pazzesco. Allora, aspetta, ve ne racconto, ne ho preparato un paio. Vai. Dopo, se vuoi, se ti piacciono, le puoi portare in radio senza fare il mio nome, lo accetto. Vabbè, oramai si sa che è detta tua. No, vabbè, ma uccidiamo tutti quelli che ci stanno guardando. Allora, partiamo. Vai. Sai cosa dice un pulcino in fiamme? Pio fuoco. Però questa era già un po' più alta rispetto alla media, standard, sì, rispetto allo standard. Ma magari l'avrà già anche raccontata lui, sicuramente. Bella questa, però. Bella. Aspetta, non hai sentito le altre? Vai. Allora, questa qui è un po' più complessa. Sì. C'è una storiella. Allora, Gesù cammina per strada e mentre sta andando avanti vede in lontananza un mendicante. Sì. Gesù si avvicina a questo mendicante e questo barbone, insomma, questo poveraccio, vede Gesù e gli dice: Gesù, ti prego, salvami. Allora Gesù gli prende la testa con dolcezza, gli fa una carezza e gli chiede: in JPG o PDF? Questa pesante. Chiedo scusa che ci sta guardando. Troppo tecnologiche, ragazzi. Cioè... Vabbè, ma siamo nel 2020, dai, ci sta. No, ma io sono vecchio. Ragazzi, cioè, per arrivarci a questa ci metto almeno un'ora e mezza. Cioè, io tipo ieri ne ho inventata una. Ok. Mi è venuta proprio ieri, l'ho inventata, però è molto più semplice. C'è un gatto che va dal cane e gli dice: guarda che se non mi trovi del cibo... Io dico al padrone che tu hai morso il divano. Okay. E il cane fa: scusa, ma mi stai rigattando. Hai inventato tu questa? Questa l'ho inventata, cioè, questa è proprio inventata da me. Cioè, tu sei il Mario Barzelletta, sei. Sì, inventata da me, capito? Siete pure, cioè, sì. Però ci sta, in senso, apprezziamo l'originalità, no? Sì. Ho l'ultima. Vai. Allora, sai perché se voglio ricominciare la mia vita devo andare in Azerbaijan? No. Per ricominciare da zero. No, questa non la concepisco, Mattia, questa non la concepisco, mi dispiace. Fuori. Ma sono troppo difficili queste che... Ma poi questa era anche brutta, cioè non c'era neanche la parte divertente. Cioè, da Azer. Ok. Adesso sì. No, l'abbiamo capita, ma Mattia, cioè non... Scusa, ma sono delle gag, non è che sono articolate. Ah, no, ma non c'entra articolare, cioè rigattato da Azer. È brutta, è brutta, Mattia. Non è brutta, è schifo. Da a zero, perché se vai in Azerbaigian gli abitanti chiamano gli azeri. Intanto, moderatori, sei troppo alto, mi dispiace, sei troppo alto. Un piccolo sondaggio in chat, intanto, voglio vedere quanto è stata apprezzata questa barzelletta. Accetto le critiche del maestro. No, ma io non è una critica, facciamo proprio cagare. Devi essere un po' più pop. Un po' più pop, hai ragione, volevo far colpo, ci ho provato. È troppo di nicchia. Sì. Ho provato, ho detto magari... No, ma vai bene, però devi partire prima con quelle un po' più basse per crearti una tua reputazione. Poi puoi iniziare a dire quello che vuoi, capito? È vero, è questo trucco. Prima devi partire con un uomo entra in un caffè splash. Esatto. Pure un maiale cade dal quinto piano. Spec. Esatto. Comunque queste due davvero penso che le abbiamo raccontate tutti almeno una volta nella nostra vita. Sì. Cioè sì, davvero, sì. Almeno tutti. È tipo la classica barzelletta di default. Quando vuoi far ridere però creando tipo cringe perché tutti la sanno ormai. Vabbè, comunque... Stelama diceva che era meglio la sua, che era la pasta che si mangia da sola, i salti in bocca. È carina anche questa.
Carina, carina. Comunque ho una domanda per te, Herbert. Prego. Allora, parlando della tua carriera, ho letto che in passato hai partecipato anche a Colorado. È stata una tua scelta o è stato un momento di debolezza? scusa, ma guardi, ma io non sono tenuto a rispondere a queste... No, ma guarda, ma alla fine io poi... Cioè, io sono una persona alla fine che si... Non voglio dire che si accontenta di poco, però non mi sono mai fatto pippe su queste cose, tipo questa è una cosa buona, questa no, questa è bella, questa no. Io cerco di... Cioè, cerco di divertirmi, cerco di... Cioè, alla fine fare Colorado è comunque una cosa bella, è comunque un'esperienza. Sì, dai, era una battuta la mia. No, lo so. Non volevo accusarti. No, ma lo so, ma è giusta, cioè come domanda è giusta, nel senso che noi abbiamo sempre fatto delle cose che sono un po' di nicchia, poi ovviamente uno fa Colorado e vede, oddio, che cosa sta succedendo. Che magari rischia anche di non essere compreso al 100%. Sì. Sai, il problema di queste trasmissioni è che poi su Italia 1 alle 9 non è che chissà cosa puoi dire, capito? Quindi è anche difficile crearti un pezzo, perché adesso fai una battuta e si incazza quello. È molto più difficile. E la parolaccia non la puoi dire, e questa cosa non la puoi dire. Quindi comunque lì fare dei pezzi comici non è facile, perché comunque sei un po' chiuso. Però alla fine io mi sono divertito molto e poi comunque, cioè, poi se vado tipo alla cassa a fare la spesa, non è che la cassiera mi dice «Ah, lei è di nicchia, prego, fatti». capito? Quindi intanto, però mi sono divertito. Diciamo che hai preso un po' ciò che passa al convento. Ma sì, ma poi sono esperienze, anche perché poi tipo la televisione è difficilissima da fare. Io mi trovo bene tipo nel video, cioè credo che quella sia la mia zona di comfort, quindi video, cinema. Sì. E invece la televisione è tosta perché comunque devi avere altri tempi, e quindi anche quella è stata un po' una palestra. Non si vede dal fisico, però. La palestra mentale, dai. Però anche quella è stata una palestra, sì. Ma volevo farti un po' una domanda / provocazione. Sì, allora, un'altra. Quando è che finisci queste domande? Vabbè, ma me le sono preparate apposta, dai. Vai. Allora, spogliandoti da modestia e presunzione, sì. Adesso me la sono anche scritta in maniera forbita. Sì. Secondo te, quanto sei stato importante nella carriera di Maccio? Ma Maccio non sarebbe nulla senza di te. No, scherzo. Allora, guarda, allora te la rigiro, nel senso, io praticamente Maccio per me è stato come tipo Morpheus, capito? Okay. Cioè, mi ha fatto capire che io potevo essere una cosa, capito? E quindi io da lì ho capito che potevo essere una cosa. A Maccio molto probabilmente gli ho dato che lui comunque era molto molto di nicchia, cioè era molto molto cervellotico, e quindi io gli ho dato un po' di, forse un po' di risate di pancia, magari, esatto. Capito? Quindi forse io ho potuto allargare un po', no, non pensate male. No, stavo ascoltando. Io ho potuto allargare forse un po' il pubblico, magari, okay. perché fondamentalmente a me, cioè magari se vedi a me ti sto simpatico subito, magari se vedi a Maccio, cioè c'è qualcuno devi, che lo capisce. Sì, devi capire un attimo. Quindi a me mi vedi, io dico la cazzata, la gente ride. E quindi forse io ho aperto un po' il pubblico, però per il resto non... Sì, sì. Poi quando scrivevamo insieme, ovvio che partiva comunque da una roba sua, e poi io però comunque gli davo la mia cazzata che ci stava, insomma. Sì. Sì, gli davi quel tocco genialità in più. Sì, diciamo che è stata una bella unione. Un bel sodalizio. Sì, una... Siete complementari. Sì, perché comunque molto probabilmente lui inventa la struttura, io poi vado a rovinarla. Esatto, io vado a rovinarla. Possiamo dire che siete un po' i Battisti Mogol della comicità. Sì. Mancini Vialli. Sì. Gigi Alessio.
Comunque mi è piaciuto dalla chat che Vanilla dice: oddio, ma è l'attore di Checco Zalone. Esatto, ma sì. Ma ti conosco per quello. Sì, allora, al sud, per esempio, io sono conosciuto per Zalone. Cioè, se io vado, okay, al sud, ah, il film di Checco Zalone. Al centro, tipo che ne, radio, no, tipo Colorado e qualche video. E invece poi al nord, radio e Maccio, capito? Quindi okay, certo. Ognuno mi riconosce. Uno, Fernandello! il gran maestro, okay. Ah, Giovanni, quello di che bella giornata, cioè, no. Infatti ci dice che è siciliana, vedi, conferma la regola, allora conferma, ma sì, ma perché comunque alla fine la radio, cioè, è molto ascoltata al nord, credo che 105 sia molto ascoltata al nord comunque. Io sì, mi sì, ricordo sì, che comunque anche quando stavo a Campobasso io non ho mai ascoltato radio in vita mia. Quindi penso che la radio... Anche sia... perché non arrivava la... le frequenze. battute qui... No, sì, dai, razziste, no, scusami. No, ma è vero. Ma sai che quell'ora, tipo, a Campobasso, dalle 2 alle 4, la gente va a fare la pennica dopo... La pennica, sì, che si è appena svegliata, tra l'altro. È arrivata a mezzogiorno, poi alle 2 c'è la pennica. Vabbè, classico, sì, sì. E quindi, però... Comunque, parlando del tuo futuro, sì, che ambizioni hai? Vincere un Oscar, tipo? Ma io, cioè, io vorrei, sì, io vorrei vincerlo. Purtroppo in Italia ti bollano, cioè, in Italia se tipo tu fai una cosa, se sarai sempre quello per tutta la vita. Però sì, vorrei provare anche a fare qualcosa di diverso nell'ambito cinematografico. Poi per il resto mi va bene quello che faccio. Mm-hmm. Però adesso il film, il cinema è finito, tutto finito. Ma, esatto, tra l'altro sì, c'è il momento, come te la stai passando? È una merda, si può dire. Sì, sì, si può dire, come? No, sai, alla fine il cinema già aveva dei problemi grossi, specialmente in sala. Certo. E adesso comunque li hanno chiusi, questi non sanno che fare. Non lo so cosa succederà. Non lo so, io sono di una generazione che ama il cinema, perché comunque ovviamente siamo abituati, noi andavamo al cinema per fare una cosa di diverso. Bravo, comunque è anche un'esperienza completamente diversa. Sì, ma il cinema è un'altra cosa, solo che ovviamente mi rendo conto che magari per i ragazzini di adesso, che hanno insomma un po' tutte queste robe qui, andare in una sala per loro non è... Cioè, ci puoi andare come non ci puoi andare. Sì, per sì, sì. Andiamo al cinema per... Era anche un punto di ritrovo, magari. Sì, 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 sì. Un momento di aggregazione. Chissà cosa succederà. Io forse farò il cuoco, perché vedo che qualcosa mi esce bene quando faccio il cuoco. Quindi... Sì o no? Potresti farci qualche video mentre, non so, Herbert in cucina? Ma volevo fare anche delle serate dove vengo a cucinare a delle persone, magari sparo due cazzate e cucino pane e salame. Qual è la tua specialità? E la mia specialità è il panino col prosciutto. No, io mi faccio i primi, più che altro, faccio i primi. Però tipo metto solo il sugo lo compro. Ok. Però non lo dico, ovviamente, cioè me lo porto dentro delle... barattolini, quelli vasetti homemade. Dentro delle sacche, tipo plasma. che dà anche quel tocco professionale, no? Tipo sì, preparato sì, in laboratorio. Sì, esatto, degli organi. Oppure pasta al burro, suggeriscono anche. Sì, pasta al burro, ma la pasta al burro non è semplice, perché comunque il burro non ce l'ha quasi nessuno in casa. Cioè... Ma dove, a Campobasso? Non lo so. Però ogni volta che apro il frigorifero il burro non c'è mai. Cioè, mai. Fai troppa pasta al burro, probabilmente. Non lo so. Devo vedere. Oppure il petto di pollo di Elisabetta Canalis. Ma quello è figo. L'ho provato a rifare e non mi è uscito. Ah. È un po' complessa forse la ricetta. Lo so, forse è sarda come ricetta. Allora, comunque, non so se hai visto su Instagram che ti hanno taggato su Lego Lies. Io ti ho creato un personaggino Lego, sì, simile a te, ci abbiamo provato almeno. Tu l'hai fatto? Io l'ho fatto. Come l'hai fatto a fare? Com'è? Con i pezzi che ho a casa, io ho tanti pezzi di Lego a casa. Ah, c'è i pezzi! I pezzi di Lego, e in pratica ho creato delle vignette con delle battute che hai fatto tu nel corso della tua carriera. Fermate tutto.
Cosa? Un ragazzo in chat ha scritto: io ti conosco perché sei molisano, saluti dal Molise. Vedi? Vedi? C'è anche questa nicchia. Sì, 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 c'è la nicchia molisana. Saluto tutti i ragazzi. Si chiama Anna. Ciao Anna. Sono ancora lì. Cioè, come in Vietnam. Ma prima o poi li verrò a riprendere, come Rambo 2. Li salvi? Sì, 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 sì. Ti pimarò. Ok, allora, io ti faccio... mi stai dicendo che vuoi soldi perché hai fatto questa... No, 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 è gratis, è tutto gratis. Non male. Allora, io però ti faccio vedere queste vignette, tu dovresti leggerle. Sì. Come se le stessi raccontando, so che non è la stessa roba perché le stai leggendo, però proviamoci. Ok, ma dal mio telefono devo fare? No, no, adesso ti condivido io lo schermo. Sovraimpressione, come si dice in televisione. Allora... Allora, sai qual è il gruppo che sta sempre in albergo? I Tokyo Hotel. Posso dire che le nostre vignette sono perfette perché lo zoom alla fine ti fa capire lo stato d'animo. Eh sì, è quello là, è quello che 1,5 milioni di persone così sono dopo che dico la parte. Passiamo alla seconda, te ne ho preparate tre. Vai. Sai qual è il pesce che ti accompagna a scuola? Lo squalobus. Ma comunque, ti è piaciuto il personaggio che ti ho creato? Hai visto che ha la gonnellina, il tutù? Perché è ballerina. Ah no, non avevo notato. Per poco. Ma sei un genio. Hai visto. Dico per dire. Circostanza, dai, ci sta. Vai, dai, ti faccio dell'ultima. Vai, vai. Sai perché la casa di un poliziotto è sempre sistemata? Perché delle forze dell'ordine. Che poi, se non sbaglio, le ultime due facevano già parte del tuo repertorio. Sì, 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 sì. Ma sì, sono tutte tre sue. Sì. Ah, ok, 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 ok. Sì, sì, aspetta che qua devo caricare la batteria. Vai, vai, vai. Prego, prego. Raga, fatemi i complimenti in chat, ci ho impiegato un sacco a farle. E a fare i complimenti, dai. Quando dai. Ci hai impiegato? Va bene, dai, non diciamolo, non diciamolo davanti a tutti. Va bene, dai. Allora, posso farti una domanda? Hai visto che tipo la signora Angela da Mondello ha fatto una canzone questi giorni? Tu, nella tua carriera o in futuro, vorresti fare una canzone tua e dopo giri tu il videoclip? Ma io ci stavo pensando, lo sai, volevo fare tipo una... A parte che potrei fare solo roba trap, perché quella è insomma più facile. Sì, sì, sì. Ma ho visto che hai buttato un paio di versetti su Instagram, un paio di barre. Sì, però adesso ci sto pensando, però dovrei cambiare il mio look. Forse mi metto la maschera, faccio... Fai i capelli biondi? Sì, 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 tanto ce li ho ancora i capelli. Io sono macrocefalo, come si dice? Cosa? No, micro... Quando non è vero. Sì, sai quando c'hai tanti capelli, sei cranocopio, come si dice? Lo so. Non lo sapete. Non è che in chat ci può aiutare qualcuno. Qualcuno ci può aiutare. Cranocopio non penso. Siamo pieni di cervelloni di solito. Cioè, quando c'hai tanti capelli, boh, non lo so. Cappellone. Però così in gergo, volevamo il termine. Mi sa che si dice. Poco cranio, dicono. Come poco cranio, ma no, poco cranio. Sì, però... fortunato. Dovresti dire tanto cranio, non poco cranio. Sì, sì, io quando mi faccio lo shampoo, quando mi asciugo i capelli, le mando in chat ai miei amici calvi. tipo con lo slow motion, no? Sì, 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 sì. Poi comunque tu hai un bel gruppo di amici calvi. Tra Ivo Avito, tra Mazzo. Sì, 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 sì. Ma sono tutti calvi, non lo so perché, press, boh, non lo so. Quindi torniamo al discorso che sei Steven Bradbury di esatto, altri. Esatto, io rimango per ultimo, per ultimo, Christopher Lambert. Però alla fine sei anche quello che vince, no? Sì, 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 sì. Giustamente. Una domanda al volo, cosa ne pensi di Enrico Papi? Moseca!
Buono. No, non mi ricordo cosa ne penso, perché era una cosa che andava tipo 20 anni fa, no? Ma anche adesso sta facendo dei programmi, tornato, tipo Guess My Age. Ah, è tornato? Fa il programma dove devi indovinare l'età dei concorrenti. Bello. Vorresti farlo anche tu? Magari, ma a me basta che mi pagano, sinceramente. Ok. Vabbè, giustamente. Ma tanto, scusa, con tutto quello che vediamo oggi, ragazzi, cioè oggi vale tutto, cioè alla fine secondo me quella roba io sono figo, tu no, secondo me oggi è finita. Sì, 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 assolutamente. Anzi, molto probabilmente oggi se sei figo ti va male. Cioè, no, è vero, è vero. D'accordo, quindi, su questa cosa. Quindi oggi è così, vale tutto e basta. Dobbiamo sì. Forse è cambiato tutto da Young Signorino. Beh sì, ma oggi oramai è il giro, cioè oggi se fai molto schifo, cioè come se sei molto forte, cioè sì, uguale. Sì. Perché magari la gente dice, ah guarda che schifo questo, e ti fa vedere il video. Non è che dice, guarda che bello questo. Oppure guarda che mediamente bello questo. Esatto. Comunque, dalla chat ci chiedono al volo, gli potete chiedere cortesemente qual è il suo trailer preferito e perché proprio quello dell'uomo che non regge l'alcol? Allora ha già risposto lui. No, dai, rispondi te, qual è il preferito? Allora, no, il mio preferito è forse Il Sesto Scemo. Ok. Bellissimo. Però ce ne sono tanti, Anche comunque, vabbè, quello lì... Io non reggo l'alcol, è figo perché l'abbiamo girato a Miami, quindi sembra veramente c'è una roba americana. Sì, esatto. La cosa che appena accendi la camera e sei già figo, sei già bravo. Hollywood. Basta che inquadri una cosa, sembra già... Mezza palma, un palazzone. Sì, però pure quello è bello. Però dai, sono... Vabbè, l'uomo che usciva la gente, sai, è quello a cui sono più affezionato, perché poi è quello che mi ha dato un po'... Il boom. La verità, sì, alla fine ancora mi dicono l'usciere qua e là, quindi anche quello. Sì, anche noi su Instagram ti abbiamo descritto come l'usciere più famoso d'Italia. Ma sì, anche perché adesso c'è uscito quel video di quello lì, di Calabrese, di quello lì che ha detto che non sapeva che doveva farlo lui, il piano anti-Covid, non so se l'avete visto. No, sì. Ha detto, no, non sapevo che lo dovevo fare io il piano era anti-Covid. Era il commissario alla sanità. Esatto. Ora mi sfugge il nome. E un altro risponde, no, ma neanche io lo so, perché io faccio l'usciere. C'ho la bacheca inondata, c'ho i direct inondati di sto video. E quindi è ritornato in auge. Sì, è ritornato in auge. Ogni tanto torna. Prima c'erano quelli che dicevano che guadagnavano 10.000 euro, quelli a Roma, gli uscieri dei politici. Sì. Ma dopo anche, ne avete fatto uno spezzone di Mariottide, era anche quello a Miami? Sì. Quando praticamente Crusca ci... Il comodino. Sì, del comodino, e Crusca per non farci pagare il biglietto ci spedisce come bagaglio, bagaglio umano. Che poi una delle scene che più mi ha fatto star male è che tu e Fernandello, prima di dormire, aveva sempre bisogno della storia che è raccontata da Mariottide. E dopo, quando finiva di raccontargli la storia, boom, cadeva la testa a dormire. Sì, delle storie tristissime, tipo morto schiacciato da una ruspa, cerchiatto, schiacciato da... No, però posso dirti che quando vi buttate in acqua, che ti levi la camicia, la metti su un sacchetto, non so, là mi sembrava Jesolo comunque più che... Ma infatti, la spiaggia di Miami Beach non è chissà che, eh. Ti giuro, cioè, ragazzi, a me sembrava Jesolo, eh. Sì, quella parte lì è... No, se ti ci fai il bagno, io ho preso diverse malattie. Sì. Ancora adesso ne paghi le conseguenze. Devi spostarti. Quello che se ti sposti troppo ci sono i coccodrilli. Non è facile. Devi selezionarti la parte giusta. Devi avere la barca, devi avere lo yacht, che ovviamente non abbiamo. E quindi ci toccava andare a Miami Beach. Neanche Crusca non ce l'aveva. Ma va. Aveva solo l'automobile. Macchinone. Sì. Comunque i video di Mariottide, a parte magari alcuni momenti in cui ti fanno ridere, cioè ti lasciano veramente un senso di tristezza addosso. Cioè, è tristissimo. C'è quella puntata quando Mariottide si vende il polmone per andare a vendere i trapani a Trapani. Ci chiedono come fai a marcare così forte le parole. È un talento mio. No, è parlare.
E quindi quello è il mio talento. Molti mi dicono: tu devi fare edizione. Io dico: ma col cazzo. Faccio, cioè, no. È questa la mia cosa caratteristica. È questa ciò. Cioè, se faccio... mi levate tutto, se no. Esatto. Allora, domanda flash: come ti definiresti in una frase? Mi illumino di merda. Al volo, così. Sì. De colpo. Di botto. Non reggo l'alcol, suggerivano anche. Sì, non reggo l'alcol. Sì, poi ogni volta che vado nei bar, nei ristoranti, che chiedo un cocktail. Non te lo danno. Regge l'alcol, serve la cannuccia. E ogni giorno. È pesante, ragazzi. È una maledizione. Sì, sì, sì. Beh, dopo un po' sì. Immagino. No, però vabbè, dai. Ci sta. Allora, io ti ho preparato un po' di domande flash. Sì. Che te le faccio proprio... te le sparo. Pelo. Esatto, una dietro l'altra. Vai. Allora. Devi anche... Cosa? No, devo mettere le cuffie? No, no. No, no, no. Andiamo. Città del cuore. Di essere più veloce, però. Sì, ci stai pensando anche troppo. Campo Milano. Ok. Colore preferito? Verde. Gelato preferito, cono o coppetta? Nessuno dei due. Aggiungi a tuo piacimento arancia, carota e? Zenzero. Le zanzare sono solo femmine? Mai conosciuti maschi. Pizza alto, pizza bassa? Margherita. Preferisci i numeri pari o i numeri dispari? Pari. Petto o coscia? Ala. Pesce cano, pesce gatto? Pesce sega. Meglio tutto o niente? Niente. Polpette di melanzane o melanzane di polpette? Polpette di merda. Napoli-Milan? Napoli. No, dovevi dire X2, tipo 1X. Ah, okay. Allora 1. Ok. Timido o estroverso? Stronzo. E se poi te ne penti? Butta la pasta. Ultima domanda. E come mai una foto segnalettica sul tuo profilo su Wikipedia? Ma non lo so perché mettono sempre questa. Io non, tra l'altro non so neanche chi me la fa. Ogni volta che vado, anche tipo quando vado a fare le conferenze oppure quando vado, che ne so, da Wired, mi mettono questa foto e la gente non viene perché pensa che tipo... solo questa, tra l'altro. Cioè, questa è una di 30 anni fa che sembro Calazze. Ve lo ricordate? Quindi però cazzo, guarda... davvero c'è una somiglianza con Calazze? Troppo. Pazzesco. Ma ti puoi mettere... l'hanno fatta. Puoi mettere dopo una foto anche di Calazze? Sì, sì. Sì, ma ogni giorno mi dicono che assomiglio a qualcuno. Mo adesso c'è questo Hector Bellerin dell'Arsenal, credo. Infatti, anche quello volevo chiederti. Mamma mia, mamma mia. Ma lo conosci tuo parente? Ma va, magari. Beh, posso dire già identico, senza nulla toglierti. Troppo. Sì, troppo. Che è un po' brutto lui in realtà. Sì, Calazze è tipo tra me e la figlia di Fantozzi. Cioè... identici. Comunque io ho finito le domande, non so se dalla chat volevate chiedergli qualcosa. No, al volo. Lasciamolo andare. Oppure lo lasciamo andare, sì. Visto che ci ha detto che aveva degli impegni improrogabili. Esatto. Ragazzi, tra l'altro io mi sono svegliato all'una meno un quarto, quindi inizio a essere stanco. Poi tu sei di campo basso, per cui ci sta. So, ragazzi, ecco. Dai, bisogna dormire. Fra poco c'hai la pennica, fra poco. Vedi che invece questi del nord sono tutti stressati. A 27 anni sembra che ce n'hanno 82. Ragazzi, dovete dormire di più. Giustamente, giustamente. Madonna mia. Comunque, allora, ti ringraziamo tantissimo per la partecipazione. Davvero, grazie di cuore. Mamma grazie mia. Grazie, non so se oggi pomeriggio hai degli allenamenti di pallanuoto, però ti lasciamo andare noi. Dai, dai, no, oggi c'ho judoku. C'ho un misto tra judo e sudoku, quindi okay. L'ho inventato io. Bellissimo, bellissimo. Sì, però sto cercando di metterlo giù bene. Adesso sì, magari lo troviamo alle Olimpiadi tra qualche anno. Dai, va bene, va bene. Grazie mille, Herbert. Grazie mille, è stato un piacere. Un saluto. Ciao, mio, bello, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Che devo premere? Il pulsante rosso in basso. Ah, le ave? Sì, la manina. Ciao. Ciao. No.
Madonna classico mia. Ragazzi, comunque qui boh, abbiamo riscritto la storia. Penso che questa sia la assolutamente la live più bella. Sì, hai presente quando tipo, non so, sei ubriaco e ridi ininterrottamente per un'ora, per ore, per due ore? No, ma ecco, raga, io oggi ero così. Ma raga, ma anche solo... Solo apre bocca e mi piscio addosso a ridere. Pazzesco. Ma pazzesco. Davvero, spero vi sia piaciuto, insomma, anche quello che abbiamo preparato noi. Secondo me ci stava, le domande così un po' simpatiche. Sì. Ma poi, vabbè, raga, bastava... Ma come la live più cringe? Vergognati, Marco. Le ame. Comunque... Comunque mi dispiace per gli sciottini, non avevo il bicchiere sotto mano, se no li avrei bevuti. Li recupero domani, ho visto ce n'erano almeno due, di Leo e ci ha scammato, ragazzi, quindi adesso vi rimborseremo i punti. No, li bevo domani. E Mattia li beve lo stesso domani. No, non esageriamo. Li hai scammati. Vabbè, dai, non poteva, ero tutto emozionato oggi, ero contento. Quattro, non erano quattro. Sì, erano quattro. Non è vero. Comunque, forse Sanpei ci ha salutato per sempre. È stato kickato da Liman. A quanto pare. Comunque, raga, mi fa piacere vi sia piaciuta. E vabbè, nel senso, merito nostro, però tutto merito suo. Insomma, un personaggio incredibile. Sì, un attorone incredibile. Sarebbe stato bello averlo di più, perché davvero si potevano fare mille domande. Sì, magari ritornerà un giorno. Esatto, magari lo riportiamo. Combaccio. Ma come, Marco? Sei troppo normi. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo domani alle 13. Sì, domani siamo con un altro ospite, siamo con Fabrizio e faremo un po' una chiacchierata. Non sarà divertente come oggi, però parleremo un po' di attualità e di solito con lui ci sono sempre tante discussioni con la chat, per cui, cioè, discussioni in senso costruttive, per cui domani partecipate numerosi, visto che oggi eravate in tanti, domani tornate, insomma. Esatto. Ragazzi, intanto vi lascio in chat se volete seguirci su Instagram per stare aggiornati su tutte gli episodi che facciamo, sulla programmazione e tutto, e su YouTube invece vi ribeccate tutte le nostre repliche nel caso in cui ve le foste perse. Esatto. Ragazzi, vi voglio bene, grazie a tutti per averci seguito, un bacione.